dinamiche sono quelle. E, quindi può essere una cosa solo mia, io non lo dico, no. Però io il rischio lo vedo, ma non solo lo vedo, purtroppo, io il rischio lo sento. Cioè, è quello che io non metto in questa cosa. Non metto in discussione le premesse, mi sono permesso di organizzare i materiali in maniera diversa. Semplicemente perché è un'occasione di chiarezza. Perché io sono, per mia formazione, interessato sempre a fare dei percorsi genealogici. Quindi partendo da una posizione molto interessante, quella del corpo come territorio di conquista, ho fatto un'operazione a ritroso per cercare di capire dove ci sia stato un cambiamento rispetto a una situazione di origine che io ho praticato in diverse occasioni. Quindi io mi sono sempre concentrato molto sul tema dell'origine, e nel tema dell'origine, una prospettiva architettonica o di costruzione della città, il corpo nella sua dimensione olistica ha sempre avuto una funzione determinante. Centrale, dove però il centro è il rapporto, non è il corpo in quanto tale, cioè il rapporto tra la realtà che il corpo incontra quando viene al mondo, quindi nell'esserci. E quindi facendo questa operazione a ritroso ho cercato di capire quali sono le soglie che in qualche modo determinano un'inversione della relazione, dove quello che prima era il soggetto di una conoscenza e poi di una manipolazione diventa l'oggetto, la vittima di una conoscenza e di una manipolazione. E questo percorso a ritroso conferma in qualche modo la vostra tesi, ma la inserisce in un orizzonte più ampio. Ritorno nuovamente, diciamo, a prendere così, cose da Heidegger, nel senso che mi viene a pensare che costruire in senso heideggeriano, che non è un creare spazio, no? Ma è l'organizzare il luogo, in qualche modo, no? L'ordinare, cioè la creazione del luogo, quindi che genera spazio. A me viene da pensare, rispetto a quello che dicevi tu, che forse il rischio sia proprio quello della confusione, del confondere luogo e spazio, dove il luogo viene in qualche modo confuso con lo spazio, perde la sua, il suo essere luogo e diventa spazio, e cioè e diventa spazio, ovvero diventa semplice organizzazione misurabile, no? Di distanza, no? di intervallo, no? E quindi parlo di nuovo da architetto. Nell'accezione architettonica, luogo e spazio sono due concetti diametralmente opposti. Per noi architetti lo spazio è il prodotto di una premessa epistemologica terribile che divide la materia dal concetto. Questa divaricazione produce lo spazio e riduce lo spazio alla propria dimensione misurabile, ma non è l'uomo che misura, è una misura che è altro rispetto ai termini da misurare. Per noi invece il luogo, siamo all'os, la lettura di Adolf Loos. Loos dice: io cammino in una foresta, mi imbatto in un tumulo e incontro la tomba, dico: questa è una tomba. E quello fondamentalmente è un incontro, è la scena di un incontro, l'incontro tra materialmente un uomo che cammina, una situazione che preesiste ma che non ha senso fino a quando non entra nell'orizzonte di senso dell'incontro, e in funzione della cattura in quell'orizzonte di senso che si chiama incontro, che è poi l'abitare,
nell'accezione che noi diamo più pura da architetti, che si consuma e nasce la dimensione del luogo. Quindi, così come il luogo è un prodotto dell'incontro, lo spazio è un prodotto di un allontanamento, potremmo dirlo così. Quindi per noi sono due concetti diametralmente opposti, cioè lo spazio si basa diabolicamente su una divisione, un pensiero, una res cogitans e una res extensa, direste voi. Il luogo invece nasce da un incontro, una dimensione simbolica, un uomo che cammina avendo le mete più vaghe, o magari soltanto l'intenzione di camminare, è un tumulo che, che resiste a quel cammino, e dall'incontro, dalle condizioni dell'incontro nasce il luogo. E questo per me è una definizione, una situazione cioè, molto bella, molto da pensare. Per noi architetti fa sì che in estrema sintesi lo spazio è il luogo del diviso, mentre il luogo è la dimensione dell'incontro. Quindi il luogo presuppone la comunità, presuppone che ci sia un incontro tra una comunità di intenti e una condizione naturale, artificiale, già fortemente stratificata. Però il centro è l'incontro, ecco, se vogliamo essere ancora più chiari, per non cadere nell'equivoco di prima, al centro ci sta l'incontro tra una comunità e una condizione che resiste a quella comunità. Oggi i filosofi direbbero quella condizione di realtà che è tale proprio perché fa ancora fuori dall'orizzonte di senso di chi gli attribuirà un senso, e deve essere però riconosciuto in quanto tale. Allora, il luogo è proprio la condizione dell'incontro, lo spazio è la condizione della divaricazione. Le nostre città sono piene di spazi e sono sempre più povere di luoghi. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Però se è vero che lo spazio è, diciamo, la condizione di una divaricazione, è chiaro che il corpo della città svilito a pura materia diventa un corpo che si presta a una conquista, diventa un territorio di conquista. Quindi il titolo della vostra esperienza è scritto drammaticamente in molte situazioni presenti, poi per fortuna c'è qualche situazione che si legge ancora come luogo. Questo è un luogo, quello che abbiamo costruito oggi, questo incontro, architettonicamente parlando, è un luogo, è un sistema di eventi che si inserisce in un orizzonte di senso che è lo svolgimento temporale di questo dialogo che abbiamo avuto a distanza. In conclusione mi interessa questa cosa, che diciamo l'attenzione, la sensibilità con la quale certi architetti, non tutti gli architetti, guardano a una certa filosofia e non a tutta la filosofia, è che c'è una certa filosofia, e per me questa filosofia è soprattutto l'esistenzialismo filosofico, dove l'attitudine è un'attitudine costruttiva, perché la vera architettura è incontro, l'architettura è sempre stato il luogo dell'incontro. Anche quando l'architettura esisteva già, io adesso sto lavorando a Istanbul, e Istanbul è il luogo dell'incontro tra l'Oriente e l'Occidente, nessuna città esprime meglio il luogo dell'incontro, e questo incontro ha prodotto opere straordinarie. Agia Sofia è una realtà che resiste, potenzialmente resiste al conquistatore dopo l'assedio del 1453, ma quando il conquistatore incontra Agia Sofia ha fondamentalmente tre possibilità: bandirla, isolare la città, cospargerla di sale e costruire la propria Istanbul da un'altra parte, demolirla
cospargerla di sale e ricostruirci sopra e inserirla nel proprio orizzonte di senso. Io sono sicuro che il conquistatore, quando è entrato a cavallo, perché entra a cavallo, incontrando quel luogo, l'ha immediatamente assorbito nel proprio orizzonte e ha scelto la terza via. Farò di questo incontro il modello per tutte le moschee da questo momento in avanti. E Hagia Sophia è diventato il modello della moschea, che il mitico architetto di corte di Marsinan ha moltiplicato in tutto l'impero ottomano. E tutta quella moltiplicazione dell'impero ottomano nasce da quell'incontro. Non ci sarebbe stata se in quell'incontro il nuovo ruler, il nuovo comandante, non avesse capito che il destino era quello di inserire quello che era un oggetto nel proprio orizzonte di senso, trasformandolo in cosa ottomana, potremmo dire usando una terminologia vostra. Quindi da oggetto diventa cosa ottomana perché è stato reinserito in quell'orizzonte di senso. Poi è chiaro che alcune modifiche ci sono state fatte. Vuol dire che l'iconoclastia ha portato alla rimozione ovviamente di ogni icona, e quindi correttissimo il riferimento che io sposo assolutamente alla cultura dell'Islam come alla cultura dell'infinito, perché quella cultura non poteva riconoscere nell'icona qualcosa di organico alla propria pulsione. Quindi è una cosa straordinaria che se voi entrate in Hagia Sophia vedete che dove c'erano le icone sui pennacchi di sostegno della cupola, il ruler ha fatto disegnare superbamente quattro ali e un occhio al centro, ricoperto, quasi ricoperto da una stella. Quindi dove c'erano le quattro icone ha messo un animale fantastico. No, perché io lo conosco, se no non ci tiene che avere 3 ore, cioè bisogna fare un attimo la clacca, se no. Ecco, sì. Vogliamo nuovamente ricordare i prossimi incontri ai pochi superstiti, che poi direi che ormai lo sanno, lo sanno tutti, no? Direi. Sapete tutti, vi prospetto. No, sì, quello di domani e quello di sabato. Quello di domani dove appunto Eduana morta a debito, con il più grado, e Francesca Benzo che abbiamo avuto l'opportunità di vedere anche stasera. Grazie mille a te, mi ha fatto un grandissimo piacere.